Buongiorno, oggi parliamo di cosa fare nel caso che il vostro bambino parli poco. Il bambino intorno ai 2 anni ha già un buon quantitativo di parole nel suo repertorio lessicale e quindi deve incominciare a produrre le prime frasi. Quindi entro i 2 anni e mezzo il bambino incomincia a produrre delle frasette brevi. Nel caso che questo non avvenga, vi consiglio di tenere monitorato per alcune settimane il suo sviluppo linguistico, segnando in un quaderno le nuove paroline o le nuove frasette che il bambino produce. Se vi accorgete che entro i 3 anni il bambino non produce assolutamente frasi o ne produce molto poche, è necessario rivolgersi a un logopedista. Il logopedista, già a 2 anni e mezzo, è in grado di fare un esame del linguaggio approfondito e di rilevare dei dati clinici significativi di ritardo di linguaggio. Considerate che non necessariamente un bambino che va dal logopedista deve iniziare un trattamento riabilitativo. Molto spesso, infatti, ci si limita ad un monitoraggio dell'evoluzione del linguaggio ogni 3 o 4 mesi. Questo serve per capire se il bambino, anche spontaneamente, è in grado di risolvere le sue piccole difficoltà linguistiche e quindi poi normalizzarsi rispetto alla sua età cronologica. Se poi questo non dovesse avvenire, dopo solitamente i primi 2 o 3 monitoraggi evolutivi, il bambino potrà cominciare un trattamento. Il trattamento sul linguaggio non è assolutamente una cosa traumatica, è un gioco che si fa con il bambino secondo alcune regole, alcune strategie e attraverso il quale si indica al bambino quale strada percorrere per poter produrre delle frasi più strutturate. Il bambino di solito viene volentieri in terapia e può essere o meno accompagnato dentro alla stanza dal genitore. Questo dipende un po', dal carattere del bambino e anche dal carattere del genitore che se magari ha troppa ansia è meglio che resti fuori e verrà poi aggiornato successivamente dal logopedista. Se invece è un genitore che vuole essere più coinvolto dalla terapia, può presenziare alle sedute e ripetere poi a casa alcune strategie, alcuni giochi che gli verranno dettagliatamente spiegati.